Cioè, secondo me, a livello di, lo dicevo ieri, il game design dietro il combat system è pazzesco. Sì, poi, però... e poi rompe un po' il cazzo ogni tanto, però è comunque valido, è comunque molto originale e avvincente, no, per certi versi. Scusate un attimo, ragazzi, e mi metto le cuffie, perché senza cuffie, senza sentire l'audio, mi viene l'esaurimento nervoso. Lo so che voi lo sentite, però io no. Cioè, non lo sento benissimo. Magnifico. La musica è fighissima. Comunque, dopo il video di oggi, diversi ci hanno detto che adesso siamo boxari. Adesso siamo boxari, eh. Sì, ragazzi, ieri ero qua, eh. Ho finito qua. Non ero andato da questo lato. Vabbè, più che altro avanti. Ah, ecco, c'è scritto questo. Giustificate l'ingiustificabile. Sempre peggio, per non parlare del titolo. Soddisfatti di Halo. Ma quanto vi paga Microsoft? Dio mio, siete diventati penosi. Madonna santa. Va bene. Vidivara dice, adoro la serie, il nuovo sistema di combattimento. L'ho trovato sempre noioso, anche peggio con i boss. Ah, ok. E allora, più o meno, sempre per il discorso del sistema di combattimento. Allora, è molto originale, avvincente, con un design eccezionale, ma in realtà può rompere le palle. Capisco che cosa intendi, lo capisco. Perché io stesso ci penserei due volte prima di tornare a giocarci così a cuor leggero, se non fossi particolarmente sveglio in quel momento per giocarci. Non è uno di quei giochi che tutto sommato va avanti un po' da solo, no? Con i combattimenti a turni sì, ma non così impegnativi. Però capisco anche che c'è stato... che è un bel espediente, questo sì, cioè a livello proprio di game design lo apprezzo molto. Allo stesso tempo, effettivamente, capisco anche il tuo punto di vista e per certi versi l'abbiamo condiviso, eh. Oh, cos'è un set fotografico? Ha suonato le campane... ah, questo qua, guardate. Che poi il titolo è meglio di quella PS5? No, ma... no, assolutamente. Quindi abbiamo detto che non è stata meglio della conferenza PS5, ma ha avuto il suo perché. Boxari. Ah, vabbè. Che palle, ragazzi. Che palle. Che carine queste foto, mio Dio. Sono degli amori della mamma sua. Infatti dice Daryl, per me è lo stesso problema, non mi piace essere messo sotto pressione se si parla di Enigma. Sì, nel senso che a me piace, a me piacciono gli enigmi, trovo geniale questo sistema. È la frequenza di dover stare a riflettere. Che... allora replica, il problema è che è troppo semplice o troppo complicato il combattimento base. Gli enigmi dei dungeon sono sotto gli standard Nintendo. Forse i ripi dei dungeon sotto gli standard Nintendo. No. Sotto gli standard Paper Mario, forse. Forse, allora, in Paper Mario... Non sono d'accordo, ma aspetta, che Paper Mario... in Paper Mario il portale millenario, ricordiamoci che c'erano tanti belli espedienti a livello di enigmi dei dungeon, eccetera. Però è anche vero che sotto... non lo so, dovrei ripassare un po' per dirti, eh. Ma ci sono tanti posti dove andare in questo Ninja Land, è molto... La verità è che il mio preferito rimane Super Paper Mario. Cosa? Quante monete? Ma da dove sono uscite fuori? Super Paper Mario per me è stata la vera genialata a base di Paper Mario. Quella è proprio una genialata totale. Però era anche un altro genere, se vogliamo. Qua ci sono andata? No. Ecco, qua c'è un Toad. A volte sento dei passi sul tetto. È di sicuro solo un topo, vero? Vuol dire che forse c'è qualcosa da fare sul tetto. Ah. Biglietto, prego. Io ho quello VIP. Ma no, Daryl dice quello è bellissimo, Super Paper Mario, l'ho adorato, era più action, era più platform. È anche più action.
Ma l'action nella misura in cui era un platform con elementi action, però era proprio un platform. Sì, vabbè, però nel senso non c'erano i combattimenti così. Perché era un platform, non era un gioco di ruolo. Quindi di conseguenza era più action. Ma il platform non. Vabbè, sì, è platform se vogliamo definirlo action, ma il platform non so platform, non è che. Era Nei sempre platform fai. un'avventura, solo che era più action, Sì, ma i non. platform sono action nella misura in cui però si riconducono sempre alla parte platform, cioè nel senso che salti in testa ai nemici, vai e ammazzi, ma non è che si può definire un action. Gli action sono un attimino una cosa un po' diversa. E gli action è più generico come concetto, ecco perché spesso si dice Porca. Vabbè, fammi concentrare, vai. Allora. Come dicevo, mettiamo prima uno dietro. E poi questo lo mettiamo qua. E questo lo mettiamo qua. Guarda che sono bellini quei Todd, sono già tanti, eh. I Todd sugli spalti. No! Le scarpe lucenti! Allora, armi. Non ne ho più scarpe lucenti. Perché non ho preso i cosi? Pensavo di averne in abbondanza, invece. Allora, prima salgo. Che dite? Vabbè, ormai sto salendo. Cartapestifero svegliato, spostamento possibile. Vabbè, ora lo ammazziamo, cioè. No, il martello e il campanello indica che ci sono dei Todd nelle vicinanze. Battaglia ondate. Ah, il cartomagno della terra, questo. Ma informazioni sul nuovo Fable, ragazzi, per ora mettiamoci il cuore in pace. Beh, ci sono state le news. Si teme sia un mo, che sia Cosa? online, che sia. Però Microsoft ha parzialmente smentito, anzi Playground Games hanno parzialmente smentito. Vedremo, vedremo. Che cambino la formula in realtà ci può stare, eh. Ci può stare, nel senso che secondo me non ci dovrebbe stare, ma ce lo possiamo aspettare. Dopo vai sul tetto bianco, va bene. Mario mi hai salvato, meno male. Tutto qua, mi dici solo meno male? Questo dado di origami mi hanno catturato perché lavoro qui. Hanno intrappolato anche altri noi nella stanza del personale. Sono preoccupato, puoi andare a salvare? La stanza si trova nella zona in alto a destra del parco. L'entrata però è stata nascosta per evitare che qualche visitatore ficcanaso ci ficcasse il naso. Ho sbagliato il tasto. Vabbè. Questi tipo sono facilissimi. Ah, ho capito. No, non volevo entrare. Dark Oblivion. Per quanto ami Nintendo, ultimamente sembra fare delle scelte strane di marketing. Un periodo un po' scarno. Allora, purtroppo Nintendo sta.
soffrendo molto per il discorso Covid. Si tratta di un'azienda decisamente più piccola rispetto a tante altre. Microsoft, ecco. Per fare una presentazione come si deve, deve avere più cose. Poi tra l'altro Nintendo non è una che fa un teaser e basta. Cioè sempre deve mostrare qualcosina. Sì, lo può fare per uno o due giochi, ma per il Direct è pieno di cose. Quindi insomma... Però qualcosa la devono mostrare per forza, perché altrimenti... Cioè, non ha senso. Un silenzio troppo prolungato. Anzi, che è uscito Paper Mario. No, e come si apre qua? No. Vabbè, torniamo dopo qua. Ah, però poi c'è un altro momento. Non siete imparziali, siete troppo sonari. Quindi vedi, ci danno boxare e sonare nello stesso video. Ma vabbè, senti, mi stanno facendo venire veramente... No, no, a me diverte. Ti diverte? Sì. Bah. È psicologia, questa è sociologia, antropologia, minchionologia. E poi c'è un altro che ci dà boxare, un altro che ci dà sonare. La maggior parte ci dice che siamo imparziali, eh? Questa è una bella cosa. Grazie Brian Ferry. Salutiamo Brian Ferry, che è il nostro concittadino e massimo esperto di Final Fantasy. Grazie mille. Sì, il Direct Mini che cacchio era, ragazzi? Cioè, se quello è un Direct... Midra, sei contenta del fatto che Animal Crossing sia diventato molto popolare? Sì, sì, sono contenta. Prima era veramente difficile far capire. Sì, esatto. Sì. C'è sempre una sorta di doppio lato della medaglia, no? Cioè, da un lato uno... Quando le cose diventano troppo mainstream, poi un po' possono abbuffare il cazzo. Sì. Quando però sono troppo di nicchia, uno vorrebbe condividere con più persone possibili quello a cui sta giocando e che lo appassiona tanto. E è sempre così. Però in generale, ragazzi, fa sempre piacere quando un brand che ci piace diventa più famoso di quello che è. E Nintendari nessuno, sto vedendo perché ci sono 1300 commenti. Mi stavo passando in rassegna alcuni per contro il boot, però. No, Nintendari non... La gente non gliene frega niente su Nintendaro. Perché Nintendo quasi non fa parte della console war. Quindi siccome la gente che fa questo tipo di critiche solitamente tiene per una squadra che sia o Microsoft o Sony. Sì, ragazzi, è la stessa cosa. E allora deve... Se sei Nintendaro non gliene frega niente. È la stessa identica cosa di quando io scrivo una cosa sulla Juventus nel mio Facebook personale e ci sono quelli che scrivono Juve merda. Senza motivo, senza niente. Cioè, nonostante io stia dicendo magari oggi la Juve ha fatto il tipo Juve merda. E vabbè, ma che c'entra? Juve merda sempre, perché Juve merda. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, abbiamo le spalle quando da qua... Spalle grossissime per questi discorsi, eh. Li reggiamo tranquillamente. Maledetto questo che chiama l'aiuto. Provo a pagare un po'. Non mi hanno curato per un cavolo. Oh. No, dai. Spero che poi Bobomba lo ammazzi a quello. Anche se poi Bobomba è un maledetto.
Perché vogliono i soldi per tifare per te? Non stai salvando il loro mondo? Vaglielo a chiedere ai Todd. Che sono dei materialisti deficienti. Dai, bomba! Bravo, allora non sei completamente inutile. Posso leggere un bel commento? Sì, leggi, leggi. Vincenzo Iannece, o Iannece, che dice: mi piace come parlano Midden e Riven. Sono chiari e non sono di parte. Grandi, siete degli ottimi youtuber. Io, ad esempio, gioco da tantissimo tempo su Xbox, ma mi piacciono anche i giochi di PS. E nel mondo videoludico bisogna, cioè, nel mondo videoludico bisogna essere come loro, cioè essere informati e parlare chiaro, non essere di parte, che sia per Microsoft o Sony, perché sono entrambe case che lavorano molto bene. Grande ragazzi, bellissimo video. Che Anche bello! troppo buono, anche Grazie! diciamo qualcosa, viva la PS5, così facciamo, viva. Viva la GS4! Minchia, di essere fatto spazio. Perché poi alla fine io prendo tutti questi soldi per pagare i Todd. Cioè, rendiamoci conto. Aspetta un attimo. Oh, ma perché è così triste questo ninja? Uff, pensavo che oggi ci saremmo allenati con le stellette ninja. Invece deve essere il giorno dedicato all'allenamento subacqueo. Non voglio rimanere indietro. Ci deve essere qualcosa che posso usare per respirare sott'acqua. E la cannuccia, tieni! Wow, è perfetta, sembra fatta apposta per un ninja. Ti propongo uno scambio. Il tuo tubo per respirare per le mie stellette ninja. Sì, ci guadagno io. Vai, grazie, grazie. Ecco le mie stellette ninja, sono tutte tue. Cioè, ragazzi, ho preso le stellette ninja. E che cacchio servono? Sono un vero spasso da lanciare. Ti sembra che i tuoi artimagni non rispondano? Ok, vabbè. Ma qua non ci arrivo. Ah! Però, ci hai fatto caso che però GTA 5 non c'è su Xbox Series. L'avrebbero presentato altrimenti, hanno presentato un No, trailer beh, ci SFX. sarà. Ci sarà. Sì, probabilmente sì. La casa dei tranelli. Mi sono promesso di non andarci mai, ma il mio sensei merita vendetta. Un giorno entrò là dentro e tragicamente perse gli occhiali. Effettivamente è proprio il caso di vendicarlo. A destra di qua, a destra, Madonna, quanti posti dove entrare. Andiamo qua. La maggior parte dei commenti sono molto buoni, cioè nel senso parlano dell'evento, non di noi, però poi ci sono sempre quelli che... Però effettivamente hanno fatto vedere Destiny 2 che arriverà anche su Xbox Series X e non GTA 5 che arriverà anche su Xbox Series X. Come? Vabbè, sarà un accordo. Le stelle ninja e gli scheletri? Non penso. Maledetti. Non penso, ragazzi. Si stavano lanciando, ci vorrà una palla. Ma poi si lanciano le stelle ninja. Ah, mi hanno curato. Alleluia. Mi hanno curato però. No. Quindi poi magari queste cose le vedo e dico, ma come? Era facilissimo. No.
Ecco, ho sbagliato. Vediamo se con le scarpe normali me la cavo. Sì. Poi vi do una martellata perché mi state antipatici. Ok, ti prego, Bobomba, non cascare come uno scemo. Bravo. Quindi qua c'erano solo i nemici. Bella fregatura. No, allora mi servono delle chiavi, insomma qualcosa per entrare. Ok, allora. Effettivamente non ho preso cose. Ho sbloccato qualcosa? No. Boh, proviamo a dargli le stellette ninja. Ma mi pare strano che questi si lanciano le stellette ninja. Ma cioè sarebbe un po' strano. No, infatti non ha senso. Al dojo. Ok, andiamo al dojo. Sì, però sono entrata praticamente ovunque adesso. Mi sembra di essere entrata dappertutto. Ah, giusto, c'è il simbolo delle stellette. Poi si chiamano shuriken, se non sbaglio. Supera la modalità normale per una palla da be... Ecco, la palla devo dare a... ai tartossi. Sì, ma non posso giocare. Non mi fa giocare. Stanza del personale. Allora, lui ha detto in alto a destra. Ma in alto a destra è chiuso. In alto a destra penso sia qua. Ah, forse è là. Forse si gira di qua. Mi pare strano. No. Avevano parlato di un passaggio segreto. Io do pugni a destra e a manca. La stanza deve essere nei paraggi. Allora, sarà sicuramente quella. Così bene nascosta mi sembra strano. Ah! Wow! Era veramente ben nascosta, però.
La panchina. Ma tutte queste miniature dove se le mette? Ah, vanno nel museo, giustamente. Oh. Alt, chi va là? Ah, sei tu, Mario. Scusami, pensavo fosse qualche altro intruso. Mentre ero piegato, ho intravisto un losco figuro intrufolarsi qui. Era vestito di verde e aveva anche un cappello verde. Un colore molto sospetto, non trovi? Ragazzi, ma qua c'è Metroid e Donkey Kong! Questa facciona cos'è? Sembra quasi che si possa indossare. Easter egg, signori. Wow, Mario, benvenuto a Ninja Land. Anzi, benvenuto nella stanza del personale di Ninja Land, direi. Qui è dove teniamo l'attrezzatura che non viene più usata nelle varie attrazioni. Prova pure, prendi quello che vuoi. Sì, insomma, fai pure quello che ti va. Maschera da combattente spaziale. Proviene da un altro mondo. Purtroppo non ti trasforma in sfera. Ma cosa? Pure con la musica di Metroid. Nintendo adesso li straica. Ah. Eccezionale! Bellissima, bellissima. Questa si è rivista nel trailer, ti ricordi? Si è rivista e noi abbiamo pensato, oh, forse in realtà è un easter egg per Metroid 4. No. C'è anche Donkey Kong. Sembra che spari dei raggi dalla mano, forte, ma credo che non si addica granché a grande M. Probabilmente sarebbe perfetto per qualche altra M, però. Other M, ti ricordi? Sì. Other M è un episodio... di non riuscitissimo. Di, tra l'altro, di Ninja Team. Team Ninja. Team Ninja, sì. Ninja Team e Team Ninja, ok. Proviamo con le Donkey Kong. La figura è una scimmia familiare. Manca solo una bella banana. Beh. Povero Mario. Che animale sarebbe? E perché quando ti batti il petto fa donk donk? Boh. Una qualche specie di scimmia, forse un gorilla? Non ci vedo nulla di familiare, eppure si batte il petto davvero con gusto. Con gusto. Con la K è scritto? Sì. Ah, c'è anche un altro commento, bello però un po' solito. Un po'? Un po'... Piccato. Dice, dopo aver letto tanti commenti del cazzo di stupidi finti intenditori da due soldi che giudicano ad minchiam in modo saccente, finalmente esce il video di Player Insight. Persone che hanno un senso. Boh! Che carina però, Olivia che ride, guardate che amore della mamma! Però a questo il cuore non glielo metto, sennò sembra che... Vabbè, basta Olivia, stai ridendo un po' troppo. Non lo sto cazzeggiando, sì, ci sto lavorando, sto raccogliendo i commenti perché mi servono per le news della settimana. Mario, meno male che sei arrivato. Ninja Land è stata invasa dagli origami, una cosa del tutto inappropriata, voglio dire tragica. In questa stanza del... in effetti, origami... Vabbè. In questa stanza del personale puoi trovare quel che ti serve per entrare nel castello, in particolare la... Gasp. Dove è finita la chiave? È sparita. La chiave è sparita. La chiave? È sparita. La chiave è sparita. Magari se la smetteste di urlare tutti e due abbiamo capito che la chiave è sparita. Scusa, è solo che quella chiave è importantissima, fondamentale. È un passepartout che può aprire qualsiasi porta di Ninja Land. Qualsiasi porta, wow, quella chiave è la regina di tutte le chiavi del parco.
Dobbiamo trovarla, sarà dura, ma non si può dire di no a una regina. Posso leggere due commenti strani invece? Sì. Ma Forza Motorsport usura su One? Usura su One, sì. E poi PS5 per me è superiore come esclusive. Esclusive. Ah, ecco, quello del dojo. Oggi, ok. Mi sa che è meglio se torno al dojo ora. Magari fa un salto anche tu, oggi non c'è nessuno. Tanto per essere chiari, non stavo dormendo, anzi stavo lavorando durante la pausa pranzo. Sono un vero stacanovista. Oh, scusa, Bobon. Allora, intanto torniamo al dojo. Anche perché la vedo l'unica cosa possibile da fare. La musica, ragazzi, è bellissima. Non lo so. No! Poi gente che litiga nei commenti per motivi assurdi. Cioè? Come mai la maglia di Rockstar? Perché io ho la maglia di Rockstar. Ah, sì! È un commento un po'... Vabbè, ma che ha detto di male? Sì, vabbè, ma che commento è? Come mai? Perché la maglia di Rockstar? Vabbè, è la maglia come un'altra. Ma ha chiesto solo come mai è la maglia di Rockstar? Magari c'è, che ne so, come mai? Chi te la dà? Che cazzo ne so? La gente non può chiedere. E subito... Sì, però che domanda è? Sì, però gli risponde uno, perché non può mettersi la maglia che gli pare? Ma che domanda del cazzo? E uno, ma che... E lui risponde, ma che cazzo vuoi, idiota? E subito, voglio che certa gente la smetta di fare domande idiote. Cazzo, da quando esiste internet ogni fottuto imbecille ora è libero di dire ogni puttanata che gli passa per la testa. Ma che cazzo ti fotte a te perché la maglia di Rockstar? Cioè, la domanda da quale pulpito ti usci? E lui, di sicuro non te la vengo a spiegare a te. Poi a posto di vedere quello che scrive la gente, fatti una vita e scopa di più. E lui, ma guarda, io una moglie fin troppo vacca. Se vuoi te la do a te, perché a me di scoparla tutti i giorni ormai mi viene la nausea. Forse tu ne hai più bisogno di me, darò che invece... di pensare alla figa, alla maglia di Raiden, poraccio, mamma mia, porco... Cioè, ma allora, chiedo scusa a tutti i bambini che stanno seguendo il mio Paper Mario. Vabbè, bambini, è mezzanotte. Ma che discussione è, ragazzi? Mi faccio le risate. Però allo stesso tempo penso, ma perché? Quindi questa è una moglie fin troppo vacca. Cioè, per rispondergli ha detto che sua moglie è una puttana. No, una puttana, una vacca. No, una puttana. Che vuol dire? Per rispondere pur... Cioè, mi ha voluto difendere a tal punto che ha messo di mezzo sua moglie. Quando invece, tutto sommato, quello non aveva fatto niente di male. Easy, boys, easy. È bellissimo quando succede questo. Mio Dio. Cioè, pur di difendere... Ma non si può mettere un raid nel cazzo che parla? Mia moglie è una vacca. Che devo fare? Colpisci più bersagli che puoi. Se superi la modalità normale, vincerai una palla da baseball autografata da una vera stella dello sport. E chi è? Ehi, sembra uno spasso. Che ne dici, Mario? Proviamo? Dato che mi hai aiutato, ti lascio fare pratica gratis. Forza impostazione. A che modalità vuoi giocare? Vabbè, tanto sempre gratis. Allora, facciamo un attimo pratica per capire che cos'è. Andiamo a farti prendere la mano con le stellette ninja della modalità di pratica. Posizione di fronte al dispositivo di lancio, premi B per tirare una stelletta ai bersagli. Almeno 10 punti. Che devo fare? Ah! Ah, ok. Porca miseria! No. Porca miseria ladra. Non lo so nemmeno io perché e per come. Non è andata benissimo. Ah, l'obiettivo era 10, va bene. Allora, facciamo la modalità normale per adesso. No. Facciamo normale. Facciamo direttamente per esperti? No, beh, facciamo normale.
una maglietta è successo questo, dice... Sì, per una maglietta... 21 punti? Dice The Foxy White, ma tu non sai quando mi ero rasato la barba che succedeva con me? No, ragazzi, 21 non ce la faccio, già lo so. Ah, B dovevo premere. No, quello ha 5 punti. No. Che ho fatto? Ah, ho fatto 21 punti. Una palla da baseball. Ma no, a sto punto devo fare quella superiore. Ok, devo dare la palla sicuramente ai tartossi. Però devo fare quella della Madonna. Scusate. Faccio la Madonna. La modalità. Ho visto. Ho capito a quale direttrici che bloccano. Sì, sì, sì. Eh sì, e che vuoi fare? 80 punti! No, beh, è impossibile. No, 80 punti non ce la faccio. La faccio io. Vuoi farlo? È un minigioco. Sì, è un minigioco. Devi lanciare i shuriken. Ma sbaglio sempre tasto. No! Ah! Madonna che schifo. Non calcoli, non calcoli. Lo so. Il Todd lo devi prendere? Il Todd sicuramente lo sblocco, sì. No. No, qua scarsa sono andata, ragazzi. Ma scarsissima proprio. Se proprio non ce la fai, ci provo io. Sì. Anche devo prendere quell'otto per forza. Secondo me ce la fa. No, 80 non li posso fare mai. Ma hai ancora 20 secondi. Certo, dovresti fare la metà dei punti ancora. Brava. Levati. No, maledetto. Dai, lo potevi prendere. Peccato. No, non ce l'ho fatta. 55 provare tu. Ci provo, eh. Devi premere B per lanciarli. B. Sì. Se Raiden vince il canale diventa esclusivamente suo, non gli conviene. Ok. Solo B devo prendere. Solo B e ti sposti anche, ovviamente. Ah, ah, ok, era per... No, non puoi farla all'infinito, si ricarica. Ah, e dov'è la ricarica? No, si ricarica, tu lo vedi che si ricarica. Mannaggia, no, non lo sto vedendo. Non lo vedi? Che cosa fai? Questi devi lanciare. Deve essere in concomitanza di certo! Questi... certo! Non l'avevo proprio capito. Non l'avevo da capito. Lì vengono lanciati. No. Porca di una puttana, però. Ti sembrava facile? Vai, l'ho preso. No. Sì, allora mi sembrava più facile di quello che... Sì, vabbè, allora sì. Non è semplice, anche perché nella profondità un po' ti inganna. Mannaggia te. Quell'8-8. Cristo. No, è proprio strano. È difficile. Lo prendo da qua. E io ho fatto di più. Lo voglio rifare perché non avevo capito la dinamica. pensavo si potesse lanciare da ogni... Invece non mi spiegavo quei pulsantoni, in effetti. Sono catapulte, no? Mini catapulte... Ah, no, sono mini pulsanti che fanno scattare la molla, ok. Va bene. Poi volevo capire anche la latenza. Adesso l'ho capita meglio. Vabbè. Vai. No. No. Prendo questo. Ah, bastardo 1. È tutto calcolato, capito? Sembra... L'ho preso. Prendi gli 8. Bravissimo. Il 5, vabbè. Sì. Bravo. Bravissimo, Raiden. No. Poteva arrivarci.
Vabbè, alla terza ci riuscirei, però te lo lascio, che dici? Ci vuoi riprovare? Sì. Magari con le cuffie che sentendo la... No, vabbè, non è importante, no. No? Perché altro mi scombino i capelli e devo registrare. Io pure devo registrare, ma me ne frego. Ok, via. Azzicato. Azzicato. Azzicato e azzicato. Bastardo. Bastardo 2. Bravissimo. Tu non lo sai, ma ogni volta che prendi un 8 c'è l'applauso. Si sente l'applauso. Non l'ho preso? Sì, l'hai preso, c'è stato l'applauso. Per questo l'audio era anche importante, secondo me. Per galvanizzarmi? Sì. No, perché così in anticipo? Vai troppo in anticipo. Volevo prendere il 5. Bravissimo! Dai, mancano solo 4 punti! Ti prego, lancia qualsiasi cosa, hai solo 2 punti! No, mannaggia! Non ne sono passati più! Peccato! Vabbè, perché all'ultimo non ne sono passati, rifaccio? Dai, ormai me lo prendi questo trofeo! Ma si sprecano biglietti? No, io c'ho il biglietto VIP! Ok, dai, vai! Ma sono poi diversi ogni turno? Eh beh, certo! No, run. Bastardo. L'ho preso o no? Sì, l'hai preso. Ma che faccio? Non lo so cosa hai fatto. Hai preso l'8, eh. Ma prima c'erano più 8 però. Hai notato? Sì. C'è un 8 là dietro, Maledetto! Prendi il più possibile. No, peggio di prima, no, finito. Niente, è veramente difficile. Più che altro sai cos'è? Ci sono momenti in cui non passa proprio niente, quindi ti regoli male. Sì. Mm. Vabbè, poi magari ci riproviamo. No, non lo voglio rifare. Lo vuoi l'audio? Ma che serve? Solo per l'applauso? Vabbè, magari ti rendi conto. C'è di c'è anche più la vibrazione comunque. Ah, basta. No. No, vabbè, qui ho scagato di bruttissimo. Mi ha fottuto uno che mi si è messo davanti. Per aspettare quell'otto ne abbiamo persi un bel po'. Il momento è concitato, eh. Ottimo! Bravissimo, l'hai preso! No! No! Va bene, dai, vabbè. Non mi arrendo di solito di queste cose, però è perché devo lavorare, perché sennò lo farei all'infinito. Vabbè, poi ci riproviamo. Mi sta sul cazzo quando non mi riesce una cosa. Vabbè, ci voglio riprovare un attimo io. Sì, riprovo tu, dai, ce la fai stavolta. Che anche guardando uno nel frattempo migliora. Esatto, ho avuto un déjà vu con Final Fantasy 7. Sapessi poi dopo quante volte l'ho fatto bene quella parte dei pettorali, la cos'è, degli cos'è? Ma io non sono brava come lui nei minigiochi, eh. Ma che cacchio dici? Manco fossi una cosa allucinante. Come fossi. Mm-hmm.
erano le trazioni alla sbarra. Sì, poi l'ho fatto un sacco di volte, poi dopo quella live ho preso il trofeo mille volte, una volta lo prendo così. Oh, ho fatto 107, non me ne sono accorta. 112. Non me ne sono accorta. Dab. Ti ho sbendato. Sì. Cioè, allora io seguo la live. Anzi, sì, Milena Pro. Allora io seguo un'altra live. Ah, ok, ho trovato il coso del cubo carta vestibero. Hai battuto il mio record assoluto di 99 punti. Io sono un lanciatore di stellette ninja professionista, il che vuol dire che tu sei diritto la stella delle stellette ninja. Per congratularmi invierò un trofeo al museo di Borgo Todd. Ah! Quindi c'era un trofeo segreto. Come ci stiamo esaltando per un minigioco. Ok. Che cacchio devo fare? Ah sì, ora ho la palla. Din din din. Cosa? Din din din. Il trofeo occhio di falco. Vabbè, sì, il trofeo occhio di falco è tuo, ammiralo al museo. Ok, vabbè. Tiè, ho la palla. Anche se è autografata, però. Vuoi scambiare quella cosa tonda? Sì. Divertiti con quell'osso. Cioè, per un osso di carta gli sto dando la palla autografata da Ronaldo. Dal Ronaldo del baseball. Non ne conosco, ragazzi, lanciatori di baseball. No. Sul baseball sono totalmente bianco. Le regole, però. Allora, cane? Gio di Maggio, però parliamo tipo degli anni 80. O anche 70, non lo so. Dice Caterina, volevo darle sì, l'osso. Ok, ho finito per i commenti, va bene. Wow, aveva proprio fame. Posso accarezzarla adesso? No! Io ci provo. No! Oh, che carina, mio Dio! Oh. No, va bene, ragazzi, che momento super carino. Mi ha dato un cuore enorme, proprio pucciosa, quando non tenta di mangiarti la faccia. No, ragazzi, troppo carino. Cuore PV max più 20? Oh madonna, sono arrivata a 100. A quanto pare i tuoi PV sono aumentati di nuovo, Mario, e sei anche un po' più forte. No, oh, vabbè, basta. È stato tutto bello, però ora non esageriamo. Ma qua? Ma scusate, ma io non ho ora il passepartout? Avevo letto brava cogliona, no, cagnolone. Cioè, ora posso entrare in tutto. Ah, no! No, no, lo sto cercando. Ma che cacchio dico? Vabbè, ragazzi, non... ignoratemi quando dico certe cose. Sto cercando proprio la chiave. Muy bien. Oh, ho preso le scarpe lucenti. Buono. Lascio sempre una moneta e poi Raiden mi odia. Luke Inside che mi dice sì, puoi aprire tutte le porte chiuse. Non ancora, non ho preso la chiave.
Esatto. Ci siamo confusi. Ma qua che cacchio? E qua che cos'è? Nella casa dei tranelli? Ebbene sì, signore e signori, si tratta di un percorso pieno di trabocchetti. È la casa dei tranelli. Riuscirete a superare le trappole ninja? O ninjamperete in qualche trabocchetto? Sì. Cosa? Un percorso pieno di trabocchetti? Ha detto trappole ninja, sarà pellicoloso. Non so, ma a me sembra troppo bello. Risolvere enigmi, evitare trappole e sfuggire agli attacchi come ninja. Non vedo l'ora, andiamo, dai, entriamo. Guarda, Bobby è pronto e già di suo somiglia un po' a un ninja. Vieni con noi questa volta, vero Bobby? Non credo, voglio dire, non ho certo paura di avventurarmi al buio in una micidiale trappola che pullula di scaltri ninja. È solo che tutta questa storia sembra un po' troppo infantile per uno come me, ecco. E dai, non fare sempre così, vedrai, sarà divertente. Allora viene, sto scemo. Dio. 1.000 euro. Ho dato la martellata a tempo con la musica. Ho visto entrare un altro tipo alto e magro che sembrava perso anche lui. Ma là c'è uno scrigno e che non mi si dica di no. Ah. Oh, grazie. Come le stellette ninja sul cartello non si muovono? Spero che sia tutto a posto. Ah, ma è ritornato Quert. Te lo ricordi Quert? Sì. Ma non ci arrivo così. Ok, devo fare in modo che si muovano. Era Quert e Nintendo Star. Sì. Voi andate pure divertiti. Vabbè, sì, lo immaginavo. Questo non vuole fare niente, cioè è praticamente inutile. Benvenuti aspiranti ninja, siete pronti per mettere alla prova le vostre tecniche shinobi? Tu avvisami quando mi hai mandato le cose. Cosa? Le cose che devo scrivere. Sì, ma tu hai finito qua. Quando me le mandi io sta. Ah, vabbè. Per uscire indenni da questo luogo è necessario conoscere a menadito l'antica arte del funguzzu. Non esiste il funguzzu, ragazzi, non esiste il funguzzu. Come no? Il vostro livello ninja verrà stabilito in base al numero di ninja nascosti che riuscirete a trovare. Riuscirete a raggiungere il livello più alto? Se otterrete un punteggio perfetto, vi aspetta un ricco premio. Per 1.000 cartoncini, Mario, sono super emozionata. Senti, se ti perdi uso pure X per chiedermi aiuto, d'accordo? In questo modo va bene, va bene. La casa dei tranelli è aperta. You vuoi? E vai, ninji, ferma nessuno a noi. Di più ninzo. È Wiwa. È Wiwa Valeria. Martufello. Ma sta cosa che cacchio serve? Mai usato. Allora, secondo me ci sono... Allora, quindi devo sbattere dappertutto? Attenzione. Ragazzi, qua... Ecco. Poi senza musica è inquietante o cosa? No, vabbè, ci sono troppi posti dove andare.
andiamo di qua, va. Maledetto. Vabbè, fin quando è così facile, raga, cioè non c'è problema. Cioè, alla grande, no? Magari fossero tutti così i combattimenti. Perché non deve cantare quella canzone bellissima? Appunto. Perché è molto nostalgica. Difficile, tra l'altro, da cantare. Mica è una cazzata. Dai, uno... Ah, bellissimo. Ma fantastico. Quando sono così, ragazzi, tutta salute. Ah, che meraviglia. Ma ragazzi, però sto pensando, a me si stanno rompendo le cose, le scarpe. Non ho fatto il pieno al negozio. Sì, la luna cattiva è un altro livello, ovviamente. Beh, come dire, la merda con la cioccolatta. Cioè che la luna cattiva è molto meglio. Non ho capito. Non l'ho colpito? Ah, sì. Ah, ha fatto la sparizione ninja, che maledetto. Dai, dammi tre. Vabbè che posso fare così. E li prendo col martello. Pezzi di... Aia. Forse è meglio prenderli col salto. Il martello non funziona, infatti. Maledetti. E non ho trovato manco il fungo. Vabbè, il martello non funziona. Ma se provo a saltargli sopra? Proprio anche nel mondo di gioco, dico. Allora, devo saltare, quindi saltiamo prima... No, prima quelli, vabbè. Mi servono un altro paio di scarpe lucenti, per forza. Questi... Madonna, già questi stanno rompendo. No, ragazzi, scarpe lucenti fuori uso. No, dai, non veramente non ne ho più. Ah! E vai! Bro, è la stessa canzone, eh? Del vlog. Quale canzone? L'ho inventata in un'altra parte. Era sempre Silent for the Field. Sai com'è silence? Silence. Allora. Carine le stelle fatte di carta che spuntano quando colpisco i nemici. Sì. E non S
Se esci devi rifare tutto, quindi controlla bene prima di uscire. No, 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 faccio tutte cose, tranquillo. Vabbè, dai, questa è più una formalità. Cioè, almeno. Oddio. Formalità, nel senso che... Ma comunque, Metacritic, quanto ha preso Paper Mario? Cioè, non l'abbiamo recensito. Mi pare 81. Eravamo impegnati con Ghost of Tsushima. Mi pare 81 Metacritic. Vediamo. Ha preso... 81. Però user score 6,8. Poi user score è... sempre cose bastanti. User score per me è inesistente, non esiste. No, anche perché c'è un certo Shadow Siren 69 che mette 0. Come fai a mettere 0? Allora, signori, ripete 0. E per bambini 0. E Z E R O 0. Come fai a mettere? Cioè 0 è anche The Quiet Man. 3 The White Man, 4, ma 0. Meno male, ragazzi, qua a livello di rompicapi è molto più semplice. Cioè, è proprio facilissimo. Meno male, perché sono tanti i combattimenti, quindi l'avranno fatto apposta a regolarli. Chiedo a Luca Inside se qua me la cavo anche con le scarpe. Non lucide, perché ci provo magari. No, anche perché dicono 0 per protesta, no? No, questo qua fa tutta una recensione, ha detto... grandi, allora, grande. No, non me la sono cavata affatto. Ma ve la traduco, va bene, nel frattempo che posso? Sì, vai. Ottimo il puzzle game, che però non lo fa sentire come se fosse un vero gioco di Mario. Paper Mario è sempre stato un RPG che racconta una storia, e questo gioco ha tutto questo. E sembra fantastico, sembra molto bello. Sfortunatamente però non c'è il leveling, cioè non si espa, non si fa esperienza e non si può diventare più forti. Le meccaniche della battaglia... No, si diventa più forti. Ma aspetta, aspetta, ma io ti sto leggendo la sua recensione, amica mia. Se poi glielo scriviamo tramite me, non lo so. Le meccaniche della battaglia sono soltanto puzzle che non possono essere divertenti. Ah no, che possono essere divertenti per i primi combattimenti, per i primi paio di combattimenti. Vabbè, ma dice, vabbè, cose anche giuste. E poi diventano veramente una frustrazione. Non ci sono sidekicks, cioè, che vuol dire? Non ci sono tipo... sidekicks in questo senso, cosa intendo? Tipo... vabbè, la fanculo. Mi è piaciuta la musica, la parte artistica della serie, ma non tornerò a giocarlo perché... Sidekicks vuol dire compagni. But I am not going to play it. I will have my sister to do that for. Ah, ok, glielo lascerò a mia sorella. E quindi zero. Zero. Cioè, ha fatto una recensione anche giusta, per certi versi, no? Secondo il suo. Però zero. Zero. Non ha senso. Quindi è pure incoerente con la recensione, come dicono qua. Cioè, comunque ho apprezzato tutto, tranne i combattimenti, quindi zero. Allora, grafica 9, perché... gameplay, i puzzle sono un po' così, però vabbè, nel complesso 7. Musica, quindi audio e video, quindi diciamo 9, appunto. Longevità 9, perché dura tanto. Voto finale 0, perché la media, se fai... perché non ci sono i punti esperienza, signori. Se tu fai, allora, 9 più 7 più 8, 9 più 7 più 8, se lo so. Ma mi si stanno rompendo di nuovo le scarpe lucenti, ragazzi. 24 diviso 3 fa 8, però per lui fa 0. Perché non è una media matematica, no? Quindi, insomma, ci può stare. È normale che mi è venuta voglia adesso... non del sushi, cioè sì... ecco, si è rotto le scarpe. Ma dello zenzero? Ma è normale questa cosa? Ma perché mi parlando di zero? Sei venuto in testa zenzero? Sei proprio malata di cibo. Oh mio Dio, vera sta cosa? Non puoi dire zenzero senza dire zen. No, non ci credo. Perché abbiamo detto zero, mi è venuta voglia di zenzero? Sì. Sono malata proprio. Ci sta che, insomma, ogni tanto nei combattimenti questo gioco sia proprio una pizza. Oh, no, in realtà è che sento tipo il sapore di zenzero. E magari ti suscita la voglia di altro, giocare ad altro, ti suscita.
No? Pasta con la salsa. Out of the blue. Allora, dal nulla. No, allora aspetta, qua, ecco, qua è diventato difficilissimo. Ma che cacchio faccio? Me ne spostate qualcuno voi? Bravi. Non mi avete risolto granché però, mi. Non mi avete risolto proprio un cavolo. Me ne manca uno. Invece alla fine della storia parte 2 quando è il voto della critica 1. Ah, 5,6, quindi è diventato quasi sufficiente. Non me l'avete risolto. Vi odio. Anzi, mi hanno fatto confondere. No, con le scarpe di ferro non ce la fa. Con le scarpe lucenti di ferro non ce la fa. No, ragazzi. Che poi io riguardo la live e quando vedo dico, ma era facilissimo, ma che cavolo. Però mentre gioco non mi rendo conto. Mentre faccio la live. Grazie Fabio Highlander, ciao, come stai? Un sacco di tempo che non ti vedevamo. Ciao Fabio Highlander, come stai? È un sacco di tempo che non ti vedevo. L'ho detto io già. Non sono creativo, mi saluto. Sì, avranno almeno 20, avranno 20 punti vita. Oh, li ho salvati tutti o cosa? Li ho salvati tutti i ragazzi in questa stanza prima che esco e poi mi si sponano di nuovo. E le bestemmie non ve le dico nemmeno. Dici, io vi seguo sempre, ma parlo poco. E questo è il problema. Parla di più. Che so, scrivi PS5 è merda. A noi piacciono questi commenti. Oh, Microsoft culo. No, non mi ha fatto uscire. Madonna, Midna quanto è intelligente. Merda PS4, mi giocando a punta del culo. Infatti. Scrivo Forza Juve, guarda, Forza Juve, Forza Juve. Guarda, per adesso non lo scrivo, ci facciamo più bella figura. Lasciamo perdere. Mannaggia, Juventus del cazzo. Che bello, c'è il giardino giapponese, mi piace da... Mi piace tantissimo. Posso andare sullo sfondo? Perché non ci dovrei andare? Tutto molto sospetto. Tutto molto sospetto. Cosa? Ah, Rox, tu vuoi le botte. Che vuoi tu? Perché non mi dici niente? Le pareti colori tristi. Qua non devo trovare i to... Cioè, sono uscita dal... Dal ninja coso. Ok. A parte gli scherzi, fortissimo. È un animale. E che c'è sotto? Luigi! It's a me. Qualcuno mi vede meglio se Mario, ma va bene chiunque. Ora sì che stiamo ingranando. Ah, scusate, forse ho usato la parola sbagliata. Insomma, penso che dovremmo tirarlo fuori di lì in qualche modo. No, idee non ne ho.
Luigi, veramente sei uno scassa. No, io gli voglio così bene, anche se un... No, dai, qua c'è una porta sicuro. Dai, Luigi, scendi! Lodovigi? Madonna, quanto... Sei un buffone! Vieni qua e ti martello un bel po' che te lo meriti. Attenzione. Grazie, fratellone, mi hai salvato. Sei arrivato proprio al momento giusto per una piccola sorpresa. Ho finalmente trovato la chiave del castello di Peach. Ah no, è il passaporto di Ninja Land. Non avete idea della giornata che ho passato in questo posto. Stavo per tornare indietro a cercarvi quando è spuntato un ferocissimo e affamatissimo catagnaccio. Sono entrato qui per nascondermi, ma non trovavo più l'uscita e poi sono stato attaccato da mille ninja. E alla fine mi sono ritrovato qui. L'ultima cosa che ricordo è che tenevo insieme gli ingranaggi con la mia faccia. Insomma, è stata una giornataccia sia per me che per la mia faccia, ma ne è valsa la pena perché ho recuperato la chiave. Poteva fare un'altra rima. Oh, ma ora come faccio a dirglielo? Ecco, grazie mille Luigi, questa chiave ci serviva proprio, però non è la chiave del castello di Peach, ma il passepartout di questo parco. Cosa? Io ho corso tutto quel rischio per la chiave sbagliata. Ma era appesa al muro in quel punto che sembrava così importante. Ero sicuro che fosse la chiave giusta. Ma non mi arrendo, ora vado a cercare la vera chiave del castello di Peach. Ci vediamo più tardi, fratellone. Ciao anche a te, Olivia. Vabbè, lo dovremmo risalvare sicuramente, perché lui non riesce a stare 5 minuti tranquillo. Tanto vale che continui la sua ricerca, non si caccerà nessun altro guaio, almeno credo. E ora che abbiamo il passepartout possiamo aprire tutte le porte del parco. Andiamo ad aprire le porte del castello, ma dopo aver esplorato questo splendido labirinto. Ah, attenzione perché arriva una bella notizia. Halo Infinite non è open world. Io sono contento perché a me l'idea che fosse open world non mi piaceva. Non è che sia la notizia che cercavo, che volevo... No, beh, adesso non è che sia la notizia. È la notizia, Halo Infinite. Vabbè. Allora, riprendiamo la caccia ai ninja. Cioè, stavo tornando indietro e ho trovato un Todd. Sto giocando Luigi's Mansion 3 in coop. Luigi's Mansion 3 in coop con un'amica, ha fatto veramente bene. Sì, Fabio Lander, Luigi's Mansion 3 è stupendo. What? Ora di Midna, oggi mi chiedevo se quando si arriva al vostro livello si riesca lo stesso a finire i giochi al 100% nonostante l'immensa quantità di giochi e impegni. Se parli di platinarli, in realtà anche prima ne platinavamo pochi. Quindi è sempre stato il nostro modus operandi. Finirli, proprio finirli per poterli recensire e poi giocarci anche oltre la recensione? Sì, tranquillamente, anzi, tutte volte anche meglio. Un martello più forte per attacchi a lunga gittata? Ah! Ho paura di sti cosi, ragazzi! Vabbè, va. Non mi trafiggete, vi prego! Aiuto! Però allo stesso tempo li voglio sbloccare tutti per sbloccare i Todd. Vi odio. Madonna, quanta salute. Perché ci sono gli arrosti, tipo. Alcuni proprio non riesco. Tipo questi.
Però stanno un po' su. Un po'? Ma è 343 sta sbagliando un po' la comunicazione. Perché ha dichiarato né open world. Quel pezzo di demo, sostanzialmente traducendo dal comunicato, quel pezzo di demo che avete visto era studiato apposta per far vedere tutte le potenzialità tecniche del gioco. Non lo dire. No, infatti. Anche perché prima hanno detto che è una vecchia build. Poi hanno detto che, vabbè, però poi lo vedrete nel suo splendore. Poi ora stanno dicendo quel pezzo era... Forse volevano intendere... Quel pezzo era l'ideale per far vedere quella parte di gameplay, in questo senso, cioè... Mi devo ricordare la strada. No. Volevamo dire questo, cioè... Beh, ho sbloccato un altro ninja. Allora, devo cercare di non cadere, ragazzi. No, volevo dare una martellata e... Mi hanno fregato. Ok, potrebbe essere un errore di traduzione, eh. Vabbè, ne parleremo nelle news, ragazzi. Non prendete per definitivo quello che ho detto prima, eh. Ora vedo, faccio le ricerche incrociate, ragazzi. Lavoro sulle news e lavoro una cosa massima. Me le mandate a me? Sì, te le sto mandando. Ma spero che al ratton bastino le scarpe normali. Sì. Me l'hai mandato, sì, hai detto? Te le sto mandando. Avvisami. Stavo valutando se aggiungerne alcune rimuoverne altre. Sì, perché con una martellata muoiono. No, là non ci salta. Però là... No, c'è uno scrigno. Ci provo a saltare là. C'è uno scrigno. Ma secondo me non ci arrivo. Ah, invece è la grande. Però da qua non ci arrivo proprio. Aha! Sì! No, non mi convince per niente sta cosa. Non l'accetto, c'è qualcosa qua. Mandati? Maria. Un attimo, no. Perché ho quel salvataggio. E se lo chiedi a distanza di 10 secondi. Ti sto andando, stavo vedendo. Bellissimo! Bellissimo o cosa?
c'era un cassetto, oh, c'è la boss fight. Allora, innanzitutto facciamo... Sì, mi faccio curare un po'. La stavo mandando. Allora, con questi non bastano le scarpe. Normali, dico. Non serve. Me lo dimentico sempre. Ma il martello che si lancia? Ma quello che si lancia va a fila o sempre a quattro? A fila. Vabbè, allora che cambi? Ora lo voglio ingegnare. Aspetta. Sentite che funziona lo stesso il martello. Se poi non funziona vi picchio. Sublime. Allora. No. Ma che cacchio ho fatto? Scusate, ho sbagliato. No, volevo aumentare il tempo. Le avevano sistemati un po' i Toad. Do una martellata a questi. Sai quanto costa quel martello al negozio?
dissocio comunque a priori. Vabbè, sì, l'avevo ammazzato di tutti questi. Ragazzi, allora, me lo spoilerate se c'è una boss fight, per favore? Oddio, 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 oddio. Ma sono bellissimi i... come si chiamano? I stomp. Ho completato il livello? Da adesso sei cintura nera di Funguzzu. Da oggi tu sei un ninja. E vai, ce l'hai fatta, sei fuggito. Tuomp, esatto. Siete tutte le trappole ninja, hai risolto tutti gli enigmi da solo. Devo dirti la verità, c'erano delle stanze che non sei riuscita a risolvere da sola. Sei un vero maestro ninja. Hai trovato 19 ninja nascosti, non è male. Il tuo livello ninja è ninja volenteroso, prendi la ricompensa che ti spetta. No, sarà quello più scarso di tutti. Vabbè, la posso fare in qualsiasi momento, però non mi è sembrato un grande risultato. Quanto avete fatto voi, chi ci ha giocato? Però non dovete dire bugie. Sì, l'abbiamo visto, ti serve. Stanno però, un ninja verde, sarà una cintura verde, o forse è vestito così per le missioni nella giungla. È un bene che Luigi sia rimasto intrappolato in quegli ingranaggi giganti. Ora abbiamo la chiave. Ma qualcuno mi vuole considerare? Sono forse invisibile? 22, 24, 22, 21, 24. Beh, è la più scarsa di tutti, ho capito. Penso che ora dovremmo aprire le porte del castello. Mi sembra di parlare da solo. Ora si muovono i cosi, scusate, lo devo fare per forza. Perché poi me lo dimentico. Se poi io riprendiamo un altro giorno e non lo faccio, cioè me lo scordo sicuro. Yeah! Scusa, io devo ballare per forza. Oh, ora mi è proprio innamorato. Ma quindi ho salvato tipo quello del bar? O già c'erano? No. No. Vidra, sono il ragazzo di New York, non so se ti ricordi. Sì, vabbè. Domani sera Animal Crossing. Ma forse già aveva scritto qui. Già. Certo che mi ricordo, certo che mi ricordo. Anzi, approfitto, visto che adesso stiamo staccando, ragazzi. Ah, così almeno ci credono, perché noi avevamo raccontato che a New York, davanti allo store Nintendo... Sì, ce l'avamo visti davanti allo store Nintendo. Cioè... Sentiamo Rider and Midna, Player Inside, una cosa del genere. Ok, siamo a New York, chi cazzo può essere? Cioè, è meravigliosa questa cosa. Ragazzi, domani facciamo Animal Crossing. Vorremmo fare sia Animal Crossing che Paper Mario. Quindi fare al solito un'ora di Animal Crossing e poi passare a Paper Mario domani sera dalle 22. Volevo fare così, però domani considerate che non c'è KK. Quindi semplicemente... visiterò qualcuno. Sì, il Major Tom, quello che hanno devastato. Z3162. Le abbiamo sospese le ricompense per adesso perché ne stavano arrivando tutte e si accavallavano, soprattutto i raid. E adesso le dobbiamo riformulare. Devo mettermici. Scusate per adesso. Allora. Quindi domani Paper Mario facciamo un po' di più. Cioè, se partiamo dalle 23 per dire.
Magari facciamo almeno 2 ore, dai, così cerchiamo di andare avanti il più possibile, vediamo. Domani è una bella isola horror, ok, Z3162. Buonanotte ragazzi, grazie, a domani. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie.